E allora, su questa storia ci sono alcuni punti da chiarire. Il dottor Di Giovanni lavora per SRR, che è un consorzio erede di Ato Belice Ambiente. Fra l'altro, ancora adesso in Regione Sicilia sono già state depositate le prime bozze di riforma anche di SRR, quindi anche questo avrà un destino diverso nei prossimi anni, probabilmente. SRR disloca 14 lavoratori presso il comune di Mazara nella cosiddetta struttura ARO. Questa struttura ha un'unica mission: coadiuvare il comune di Mazara del Vallo nella raccolta. Coadiuvare vuol dire tutto quello che serve. Dottor Di Giovanni è stato nominato coordinatore di questo gruppo di lavoratori di SRR presso dislocato a Mazara con delibera, credo, del vice sindaco Bonanno. Io credo di ricordare così, spero di non sbagliare. Questi dipendenti li paga il comune di Mazara del Vallo. Come? SRR fattura ogni anno il costo del lavoro al comune di Mazara del Vallo, che riceve fattura e quindi provvede al pagamento. Mi hanno detto sui social che il dottor Di Giovanni ha continuamente attaccato pubblicamente la gestione dei rifiuti. E allora, un'interlocuzione con il presidente di SRR, il sindaco Nicola Catania, sindaco di Partanna, con cui lui mi ha raccontato tutto l'iter di quello che sta succedendo. Sta succedendo che è stato contestato al dottor Giovanni l'avvio di un procedimento disciplinare, ormai è pubblico, quindi io lo posso dire, l'ho tenuto riservato per me, io non sono uso andare su Facebook a raccontare le cose, perché si tratta di un lavoratore dipendente che durante l'orario di servizio, è successo qualche volta, utilizza i social network e viene meno al proprio dovere di fedeltà nei confronti dell'azienda da cui dipende, cioè SRR. Il compito di SRR, ed è il motivo per cui è pagata SRR, è coadiuvare il comune di Mazara del Vallo nella raccolta dei rifiuti. Un dipendente come fa a parlare male della raccolta dei rifiuti a Mazara del Vallo?